Buonasera a tutti, siamo tornati per la prima diretta del mese di ottobre per Esperienze Strategiche. Stasera siamo in compagnia di Elena Boggiani, che saluto e ringrazio per aver accettato questo invito a essere qui con noi. Ciao Elena. Ciao Cristina e buonasera a tutti. Allora, mentre aspettiamo che un po' si inizino a collegare le persone che sono interessate a seguirci stasera, direi di introdurre Elena per chi ancora non la conoscesse. Allora, Elena Boggiani è psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice associata al Centro di Terapia Strategica diretto da Giorgio Nardone, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica e la potete apprezzare, mi viene un po' questa battuta, Elena, anche nella versione spagnola di se stessa, perché sei stata ospite anche tante volte appunto nel corrispettivo spagnolo di Esperienze Strategiche, perché appunto grazie alla tua conoscenza della lingua spesso insegni anche ai master e ai percorsi appunto in diversi paesi che parlano questa bellissima lingua. E è anche autrice di alcuni testi, uno in particolare che tratta proprio anche il tema del piacere mancato e quindi dei paradossi del sesso in questa nuova nostra modernità con tanta nuova tecnologia. Insomma, ne parleremo anche un po' stasera di questo aspetto. E stasera sei qui con noi a parlare di quelle che sono le disfunzioni sessuali maschili, quindi un argomento molto interessante. Intanto lo sai che io devo fare un po' gli onori di casa, quindi saluto le prime persone che ci stanno salutando, Giovanna, Massimo, nostro ascoltatore fedele, tutte le persone che ci stanno, Leti, insomma, tutte le persone che ci stanno iniziando a guardare. Ciao a tutti e bentrovati. Allora, direi di iniziare subito entrando un po' nel vivo di questo argomento. Sapete che potete fare le vostre domande, quindi se ce ne sono iniziate pure con calma, ma a scriverle nei vari commenti. Elena, ci dici un po' quali sono i desideri, le frustrazioni che vive l'uomo appunto oggi nella quotidianità che conosciamo adesso? Potrei iniziare dicendo che nel mondo occidentale la sessualità si caratterizza per una liberazione sessuale. Sono finiti molti tabù, viviamo quella che possiamo definire una disinibizione esibita della sessualità. E stiamo appunto vivendo il passaggio dalla proibizione sessuale di un tempo all'obbligo della felicità sessuale. Quasi come se fosse un paradiso che dobbiamo raggiungere a tutti i costi. Tuttavia, dobbiamo anche chiederci se questo sempre più facile accesso alla sessualità in tutti i suoi risvolti corrisponde a un aumento di quella che è la soddisfazione poi di questa sfera sessuale. E sembrerebbe invece che a una maggiore facilità sessuale corrispondono a sempre più alta insoddisfazione. E a quella che con il professor Giorgio Nardone, la dottoressa Elisa Balbi ed io abbiamo definito, come tu anticipavi, la sindrome del piacere mancato. L'uomo di oggi è bombardato da immagini sessuali dappertutto, per strada, in televisioni, negli schermi. E soprattutto in rete, e dal canto loro le donne sono sempre più volte a mostrarsi senza veli, senza alcuna censura, mostrando il famoso lato B o i seni prosperosi. Tutto questo dovrebbe condurre all'obiettivo di aumentare quello che è il desiderio, la libido dell'uomo. Ma dobbiamo chiederci, è proprio così? Se noi guardiamo l'etimologia del termine desiderio, de privazione di sidus, stella, quindi significa che il termine privato della stella trae origine dagli antichi aruspici che profetizzavano il futuro guardando il cielo stellato. Nel momento in cui c'erano le nuvole e non potevano guardare le stelle, sentivano in loro il forte desiderio di voler ritornare a guardare la luminosità delle stelle. Pertanto, la stessa parola desiderio parte da una privazione e rimarca il voler fortemente qualcosa che nel presente manca. Dobbiamo quindi chiederci se è proprio la mancanza di privazione che ci porta a una sempre più alta frustrazione. Sappiamo che il desiderio
ancora, trova proprio insopportabile qualsiasi forma di monotonia, di ripetizione. Ci abituiamo a tutto, a livello percettivo. Tanto poi però da ottundere i sensi, quindi quasi da non sentire più ciò che desidererei sentire. E abbiamo perso oggi che cosa? Il fascino del proibito, il fascino del misterioso, di quello che era censurato. Tutto è permesso, ma in questo modo anche il desiderio talvolta viene meno. Proprio perché non c'è più quella carica trasgressiva o quella carica di un qualcosa che sento mancare. Una volta era sufficiente mostrare anche solo una caviglia nuda per accendere fantasie erotiche, fantasie sessuali. Al giorno d'oggi siamo bombardati, siamo invasi da corpi nudi e molto spesso non provocano nessuna forma di desiderio. Sembrerebbe che nella monotonia è sempre più difficile trovare uno stimolo nuovo che ci possa risvegliare, che ci possa accendere. E spostiamo sempre più in là il senso del pudore. Viviamo in una società dove è difficile trovare un qualcosa di nuovo, un qualcosa che ci possa, come dire, stupire, sorprendere. E viviamo in un paradosso. Ecco anche da qui il sottotitolo appunto del nostro libro I paradossi della sessualità nel nuovo millennio. Qual è il paradosso? Uno dei tanti paradossi è che il più corrisponde al meno. Cosa significa? Che sembrerebbe che il fatto di ottenere tutto così facilmente, più o meno, ma sempre più facilmente, azzera quella che è una componente fondamentale del desiderio, collegata poi al piacere, alla sua realizzazione, che è anche l'azzeramento non solo del dolore e della fatica, perché il dolore e la fatica talvolta sono parte integrante del desiderio. Ed è proprio sentendo questa fatica, questa difficoltà nel raggiungere un qualcosa che me lo renda ancora più irresistibile. E sembrerebbe purtroppo che oggi abbiamo perso tanto di tutto questo, dove proprio l'eccesso si trasforma in un difetto. Fa riflettere come questo bombardamento in realtà crea appunto questo paradosso. E, allora, intanto io continuo a salutare un po' le persone che si stanno unendo a noi, quindi Cristina da Barcellona, che abbiamo un po' tirato in causa prima lo spagnolo, Katia, Alfiero, Terry, Adrian e tante persone che ci stanno seguendo, Giulia, Annalisa, Luis Hernandez, Maria Grazia, tante persone che si stanno unendo a noi. Grazie sempre per la vostra, diciamo, fedeltà alle esperienze strategiche. Allora, e Angela che ci saluta adesso. Senti Elena, da un punto di vista appunto dell'ottica strategica che ci guida un po' anche in questi appuntamenti, ci racconti un po' come funzionano questo tipo di disfunzioni che colpiscono soprattutto in questo... Stasera parliamo di uomini, poi vedremo se ci sarà poi una puntata dedicata invece al mondo femminile, ma stasera ci riferiamo un po' a questo. Quindi ci fai capire un po' come funzionano le disfunzioni sessuali dal punto di vista appunto del nostro modello. Certamente, quindi la premessa è che mente e natura dovrebbero armonizzarsi spontaneamente, senza nessuna forzatura. Tuttavia, riscontriamo proprio nelle problematiche sessuali, come tu anticipavi, non solo maschili, vedremo poi anche in altri appuntamenti quelle femminili, le cose non vanno sempre così. E per iniziare a poter descrivere il funzionamento delle problematiche o delle disfunzioni sessuali maschili, direi di procedere seguendo quella che è la classificazione riconosciuta in ambito comunque scientifico del DSM, quindi del manuale statistico e diagnostico dei problemi mentali, questo per avere un linguaggio comune che ci può servire anche per intenderci. E parliamo pertanto di disturbo erettile, di quello che viene conosciuto come impotenza. A livello di funzionamento, cosa succede all'uomo?
l'uomo cerca volontariamente di ottenere o mantenere l'erezione, che però per sua natura dovrebbe essere spontanea. Quindi mentalmente cerca di attivare il corpo. E nel cercare di attivare il corpo, sforzandosi mentalmente, produce l'effetto esattamente contrario, la caduta dell'erezione. E questo è il primo paradosso. Se volgiamo poi lo sguardo a quella che è l'eiaculazione precoce, in questo caso l'uomo cade in un'altra trappola. Parte innanzitutto da una credenza, dalla credenza che per soddisfare la propria partner o il proprio partner deve durare più a lungo, il più a lungo possibile. Pertanto la mente è concentrata verso la durata del rapporto, con il tentativo volontario di cercare di non eiaculare, quindi di cercare di trattenere il più a lungo l'eiaculazione. E troppo spesso cade nel paradosso del controllo che fa perdere il controllo. Più cerco di trattenermi, più veloce arriva l'eiaculazione. Ancora, all'opposto rispetto a questo problema, troviamo l'eiaculazione ritardata. Quindi quegli uomini che non arrivano mai a raggiungere l'eiaculazione o arrivano troppo tardi rispetto a quello che desiderano. Molto spesso cosa succede? Si termina il rapporto in altri modi, che non siano la penetrazione stessa. In questo caso cosa succede? L'uomo cade ancora in un paradosso. Si sforza di lasciarsi andare volontariamente, ma nel tentativo di lasciarmi andare volontariamente, la mente blocca un aspetto naturale che dovrebbe avvenire spontaneamente e pertanto ne altera il funzionamento. Se parliamo poi di desiderio sessuale ipoattivo, quindi mancanza di desiderio, in questo caso l'uomo addirittura non è nella posizione in cui, come abbiamo iniziato, nella impotenza. Sente desiderio, ma non c'è una corrispondenza fisica del desiderio. In questo caso l'uomo proprio non sente il piacere, non sente il desiderio. E pertanto è bloccato ancora prima dell'avere un'erezione, dell'avere l'eccitazione. E quindi che cosa fa? Cerca di sforzarsi di sentire piacere. Ma più si sforza di sentire piacere, meno sente quelle sensazioni e inibisce l'eccitamento. Come abbiamo visto, e questi sono i quattro problemi sessuali che vengono anche elencati nel DSM, tutti questi problemi, secondo un'ottica strategica, sottendono un funzionamento paradossale. Cosa significa? Significa che la persona cade nel paradosso di cercare di controllare, inibendo o cercando di provocare reazioni che per sua natura dovrebbero essere spontanee, dovrebbero avvenire naturalmente, e proprio per questo ne blocca o ne altera il funzionamento. In termini analogici potremmo dire che gli occhi non possono guardare mentre stanno guardando. Ed è pertanto così che accade all'uomo che tenta di controllare ciò che dovrebbe essere spontaneo, alterandone il funzionamento. Del resto noi uomini moderni abbiamo l'illusione di poter controllare tutto. E vogliamo controllare anche quella che dovrebbe essere una funzione primitiva, istintiva. E nel tentativo di controllarla cadiamo nei paradossi che caratterizzano anche le disfunzioni sessuali. Se vogliamo, dovremmo ricordarci le parole di Pascal, che già ai tempi ci diceva che il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Puoi ripetere l'aforisma, ti abbiamo perso sul finale, io lo conosco ma per chi ci ascolta è... Lo ripeto volentieri. Allora, Pascal
ci insegna il cuore alle sue ragioni che la ragione non conosce. Grazie. Allora, senti Elena, intanto arrivano tanti saluti, Carla, Angela, Diana, Riccardo, Michela, che saluto anch'io. E ora una domanda prima di andare poi alla domanda di rito. Tra l'altro, ecco, invito anche chi ci sta seguendo, visto che abbiamo tirato in causa anche spesso il libro che hai scritto con Elisa Balbi e Giorgio Nardone, andare a vedere magari anche la diretta che abbiamo fatto sul gruppo Libri, sul gruppo Facebook Libri Giorgio Nardone, che trovate sul canale YouTube del Centro di Terapia Strategica e anche sul mio canale YouTube. Nel mio trovate la presentazione del libro, sul canale del centro trovate proprio l'approfondimento, quindi vi invito ad andarlo a vedere, perché si affrontano anche nel profondo alcune cose che sono state appunto citate in queste due risposte già. E una domanda viene spontanea, no? È cambiato molto il mondo, un po' come ci hai detto all'inizio, e sono cambiati anche gli strumenti, quindi già ora io e te stiamo a parlare attraverso questo strumento a una platea di numerose persone che ci stanno seguendo, così come è cambiato l'approccio appunto anche al sesso e al piacere attraverso questi strumenti. Qual è l'impatto delle nuove tecnologie appunto sui disturbi sessuali maschili e quindi anche sull'evoluzione della sessualità? Cosa ci dici di questo? Allora, io inizierei parlando inizialmente in generale, perché appunto l'intervista è volta alle disfunzioni maschili, quindi alle problematiche più maschili che abbiamo analizzato, ma non possiamo prescindere anche dall'evoluzione della sessualità che colpisce anche la parte femminile in questo senso. Comunque vediamo le differenze. Come tu dici giustamente, la tecnologia ormai è parte imprescindibile della nostra vita e non potremmo neanche pensare di farne a meno, perché ormai è parte integrante del nostro quotidiano e sicuramente ci aiuta nelle evoluzioni e a migliorare sempre più tante capacità e competenze. Però c'è sempre un però, c'è sempre un rovescio della medaglia. E in particolare, se noi guardiamo l'utilizzo della tecnologia legata alla sessualità, scopriamo che oggi c'è una trasformazione della sessualità, una sessualità che da interazionale si trasforma in una sessualità sempre più individuale. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un aumento quasi epidemico di quello che noi chiamiamo il sesso solitario, la masturbazione, l'autoerotismo con l'uso della rete. E questo, come anticipavo, è un fenomeno maschile e femminile. Che cosa cambia? Cambia che per i maschi molto spesso c'è l'uso della pornografia, quindi di immagini pornografiche. Per le donne, invece, c'è la ricerca più dell'interazione a livello di chat, quindi delle chat erotiche, anche se poi però bisogna aggiungere che in questo caso si termina comunque con una masturbazione e quindi si evita quel contatto reale. Perché è una realtà recente e comunque possiamo considerarla una realtà degli ultimi 20-30 anni? È una realtà recente che osserviamo anche nella pratica clinica, perché appunto in questi ultimi anni, soprattutto quando si rivolgono a noi, in questo caso maschi, uomini, e magari vogliono risolvere una di quelle disfunzioni sessuali classiche che abbiamo elencato, alla domanda specifica se fanno uso di masturbazione collegata all'utilizzo di internet e quindi se praticano questa modalità per incontrare il piacere, la maggior parte delle volte ci dicono sì, è proprio così. Quindi cosa significa? Che questo aspetto non può essere marginale, perché molto spesso poi influenza come effetto le stesse problematiche sessuali che noi abbiamo elencato. Chiaramente, se io trovo soddisfazione in questa modalità, può darsi che il problema sessuale che c'è alla base, se c'è, viene alimentato.
È come dire che la masturbazione diventa la tentata soluzione per sentirmi sessualmente capace, ma può anche essere ciò che alimenta il problema sessuale, se ne è alla base, se ne è alla radice. In altri casi, soprattutto adesso mi rivolgo a quei giovani uomini e quindi adolescenti o giovani adulti in età giovanile che sempre più ricorrono a questa pratica e possono ricorrere a questa pratica non solo come effetto di problemi sessuali che magari stanno alla radice, ma anche come una fuga, quindi un evitamento da ciò che per loro può essere timoroso, da ciò che li spaventa, come può essere per esempio il fatto di corteggiare l'altro, oppure di affrontare l'altro e correre il rischio del rifiuto, di essere rifiutato, di non piacere. Tutto questo sicuramente perturba l'uomo, che come sappiamo da sempre è cacciatore, quindi c'è questa immagine anche di colui che deve cacciare la presa, ma ad oggi diventa sempre meno cacciatore, nel senso che si nasconde dietro uno schermo e scopre che si può masturbare allegramente e pertanto ottenere quella soddisfazione senza correre il rischio dell'interazione con l'altro e di tutte le sue complicazioni che possono comunque o potrebbero insorgere. E perché mi riferisco soprattutto ai giovani? Perché i giovani, i cosiddetti nativi digitali di oggi, sono cresciuti, sono nati già con la comunicazione tecnologica e pertanto non solo nell'aspetto sessuale ma proprio anche relazionale assistiamo a una sempre maggior riduzione di questa competenza che ci permette anche di lavorare sulle nostre emozioni e sulla nostra formazione dell'identità. Tutto avviene attraverso un'esperienza reale. Talvolta cosa succede? Che la realtà virtuale sostituisce quella reale in campo relazionale e di conseguenza, in alcuni casi, perché no, anche sessuale. E pertanto questo è un fenomeno moderno e molto diffuso ad oggi che non si può non considerare parlando, come questa sera stiamo parlando, di problematiche, ripeto, in questo caso maschili, ma un fenomeno anche femminile, che caratterizzano la sessualità moderna. Potrei concludere dicendo che l'uomo di oggi vive sempre più in simbiosi con quella che è la tecnologia e che l'iperconnessione, che avrebbe dovuto salvarci da quella che è comunque la solitudine che caratterizza l'essere umano e quindi con questa promessa di essere sempre più connessi, sempre più interazioni, in alcuni casi sta producendo un effetto opposto, quindi opposto a quello desiderato. Più si è connessi, più si è soli. E questo vale anche per la sessualità, nonostante sia una sfera prettamente relazionale. Verissimo. Quanto è vero, lo vediamo poi negli studi, no? Rispetto a quelle che sono le richieste che ci vengono fatte di aiuto su questo. Allora, intanto arrivano un po' di domande e allora ti faccio il complimento sull'aforisma, bellissimo l'aforisma con un cuoricino di Maria, sì è molto bello infatti questo aforisma. Il titolo del libro ci chiedono che è Il piacere mancato, i paradossi del sesso nel nuovo millennio e la loro soluzione. Correggimi se sbaglio, Ena, ce l'ho qui proprio sott'occhio, quindi... Anzi, Cristina. Anticipando la tua domanda dritto che sempre fai, quindi questa vai, brava, anticipami, quali sono i libri? Infatti, mi hai già risposto, nel senso che non posso non citare il nostro ultimo libro, nostro significa che per il professor Nardone e Elisa Balbi è l'ultimo libro scritto insieme, per me è il primo scritto con il professor Nardone, quindi l'ultimo che però è il primo per me.
Certo. Quindi dove troverete, come dice Cristina, gli approfondimenti anche di tutti questi temi. E inoltre, siccome solitamente tu domandi due titoli, io questa sera vorrei consigliare a tutti coloro che ci stanno ascoltando l'ultimo libro del professor Nardone, che mi è sembrato di un'attualità veramente straordinaria, che è il libro La solitudine. E direi che nel tema che abbiamo trattato oggi l'argomento si adatta e entra proprio anche per descrivere questa società sempre più in realtà connessa, con una sempre maggior facilità anche di poter entrare in relazione virtuale con l'altro, ma con una corrispondente poi sempre maggior crescente solitudine, argomento importante non solo legato alla tecnologia, perché ricordiamoci che la solitudine è un po' una condizione che caratterizza l'essere umano proprio nella sua natura. E pertanto mi è piaciuto molto questo ultimo testo, che consiglio vivamente come ultima novità a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Grazie. Allora, intanto saluto Emanuela Moriana, che è stata la nostra ospite, sicuramente lo sarà di nuovo, che ci sta seguendo, Stefano Bartoli, il direttore operativo del Centro di Terapia Strategica, che mando un saluto a tutti, e tanti complimenti che stanno arrivando per Elena, quindi te li giro, poi dopo ce li andiamo a leggere a fine diretta, che è sempre molto bello. Anzi, grazie, vi ringrazio anche pubblicamente per il fatto che spesso scrivete anche privatamente quanto l'iniziativa, insomma, vi piace, quindi insomma mi fa piacere, ecco, e giro sempre anche ai nostri professionisti questi complimenti. Allora, c'è già una domanda, e vediamo un po', te la leggo in diretta, la leggiamo insieme, di Anna. Se cerco di frenare un'auto potrei non riuscirci, ma essa tenderà a rallentare, non certo ad accelerare, perché invece se tento di esercitare il controllo in ambito sessuale ottengo l'esatto opposto? Questa è la prima parte della domanda. Fra le strategie di controllo potremmo mettere anche la coppia stessa, intesa come luogo della fissità, che quindi regola e controlla la naturale varietà dei rapporti? Ok, quindi partiamo prima con la prima parte della domanda, che, se non ho capito male, e tu correggimi se sbaglio perché io non ce l'ho scritta, dice come funziona che più cerco di controllare più perdo il controllo. Mm-hmm. Allora, esatto. Questo è uno dei paradossi più comuni che troviamo nell'essere umano. Quindi, io più cerco di controllare un qualcosa che dovrebbe essere naturale, più perdo il controllo. Ho fatto prima l'esempio dell'eiaculazione precoce, quindi più tento di non eiaculare, più eiaculo. Ma ci possono essere tantissimi esempi di questo paradosso. E forse così si riesce a comprendere meglio, anche spostandoci per un attimo da quella che è l'area prettamente sessuale. Perché in un certo senso, se io penso all'attacco di panico, qui abbiamo il massimo del paradosso del tentativo di controllo che mi fa perdere il controllo. Quindi quando la mente cerca di controllare una sensazione di timore, e quindi di abbassare, per esempio, il battito cardiaco, piuttosto che cercare di rendere con un ritmo naturale la propria respirazione, nel tentativo di controllare tale funzione, perdo il controllo, nel senso che esaspero ancora di più i sintomi che vorrei ridurre. Pertanto, cosa voglio dire? Le regalo un'altra analogia. Tentare di controllare ciò che in realtà poi perdo il controllo è come se io volessi tentare di arginare l'acqua di un fiume con una diga. In realtà più tento di arginarla, più questa straripperà. Perché più tento razionalmente di bloccare un qualcosa che dovrebbe essere spontaneo, più la natura mi si ribella, mi va contro. Pertanto questo meccanismo paradossale che riguarda il funzionamento di ogni proprietà fisiologica. Se io tento di alterarla mentalmente, cercando di controllarla,
posso cadere nell'effetto paradossale di ottenere l'effetto completamente contrario di quello che era il mio obiettivo. E questo vale anche per la sessualità. Grazie, infatti mi sembra giusto perché ci ha dato un'immagine che è quella di frenare un'auto, no? Quindi in questo caso mi sembra che si possa anche ridare l'idea che in questo caso è proprio un'azione meccanica su un processo meccanico, no? E quindi è totalmente diverso dall'esempio che ci hai magistralmente creato tu con questa analogia, quindi insomma giusto perché mi aveva colpito l'immagine che aveva creato per farci la domanda, ecco. Chiaro. Ok, mentre la seconda... Sì? Fra le strategie di controllo potremmo mettere anche la coppia stessa, intesa come luogo della fissità, che quindi regola e controlla la naturale varietà dei rapporti? Chiaramente, in questo senso io direi che succede un po' a tutte le coppie. È purtroppo una condizione umana, direi troppo umana questa. Ovvero la coppia che a un certo punto... cade in quella che è la monotonia, in quella che è la ripetizione, in quella di, se vogliamo, anche una soluzione di successo e quindi un modo di controllare il funzionamento della propria sessualità, perché magari funzionale e quindi continua a ripetere la stessa modalità che però, come ho anticipato nella mia prima risposta, ricordiamo che la monotonia uccide il desiderio, uccide poi la stimolazione sensoriale dei partner, che possono cadere pertanto in quello che poi è l'assenza di desiderio e l'appiattimento della vita erotica sessuale. Pertanto è molto importante che le coppie proprio, come dire, inizino ad aver timore, un sano timore, di ciò che dovrebbero evitare, ovvero il fatto di adagiarsi verso quello che è conosciuto, quello che è monotono, quello che è ripetitivo, e dovrebbero sempre cercare di stimolarsi vicendevolmente. Chiaramente a questo non mi riferisco solo con le attività prettamente erotiche e sessuali, ma stimolarsi può anche avvenire attraverso il corteggiamento, quindi attraverso il fatto di rendermi sempre desiderabile per l'altro, di essere sempre alla ricerca di quel qualcosa che possa ravvivare quella che se no è la quotidianità e la abitudine che talvolta in realtà ci asservisce dolcemente. Grazie. Allora, Leo, giusto perché vedo che c'è un po' di confusione su questo, sul paradosso, proprio sul concetto di paradosso, Leo dice: ma non si fa prima a dire che non si sa controllare? Cioè, non è paradossale, scrive, è che non si ha il controllo. Ti va di dire? Ripeto di nuovo così vediamo se riesco a farmi capire meglio. Allora, il paradosso, in questo caso, come ben descritto anche dall'analogia che mi è stata posta dalla prima domanda, è il tentativo di voler frenare, in questo caso ci riferiamo sempre al paradosso del controllo che fa perdere il controllo, anche se non è l'unico che riguarda la sessualità maschile, ma in questo particolare paradosso che cosa significa? Che nel tentativo di controllare, quindi trattenere, e quindi voler, come dire, frenare un qualcosa che dovrebbe avvenire spontaneamente, più cerco di frenarlo, più lo accelero. Ed è qui il paradosso. Il paradosso significa che io vorrei tanto bloccare, in questo caso l'eiaculazione, ma più tento di bloccarla, più arrivo a eiaculare. Proprio perché nel tentativo di dirmi non devo eiaculare, non devo eiaculare, non devo eiaculare, la mia mente paradossalmente tenta di frenare un meccanismo che di per sua natura deve essere spontaneo e così facendo lo accelera. Mario ci scrive: potrebbe essere come cercare di frenare un'automobile sul ghiaccio. Chiaro, chiaro, bellissimo. Bloccare qualcosa che è naturale, molto bella infatti come immagine.
deve avvenire spontaneamente e più cerco di controllarla, più altero il funzionamento. Se voi provate a fare un esperimento e adesso siete qui con me e cercate di controllare i vostri battiti cardiaci e cercate di abbassarli e quindi di ridurli, di tranquillizzarvi, più tentate di fare questo, più scoprirete che si alterano nel loro normale funzionamento e potete anche paradossalmente portare a sentire un'accelerazione di ciò che io vorrei diminuire. Pertanto nell'uomo più cerco di non evacuare, più inizio a esercitare un controllo razionale sulla natura. Quando anche in un famoso libro di Giorgio Nardone e Matteo Rampini si dice la mente contro la natura. Quindi il tentativo razionale di voler controllare un qualcosa che dovrebbe essere naturale e istintivo. E proprio per questo ne perdo il controllo o ne altero il funzionamento. Allora, qui continuano a scrivere, dice, in quel momento l'unica possibilità sarebbe quindi eliminare ogni intenzione. Qui si va un po' sulla soluzione, no? Quindi su questo cosa ci vuoi dire? Ci vuoi anticipare qualcosa oppure lasciamo... No, volentieri. Allora, chiaramente lasceremo uno spazio poi differente a tutto quello che saranno le tecniche che si possono utilizzare in terapia breve strategica e lasceremo, come Cristina poi vi anticiperà, a uno spazio che non è questo, ma in realtà però a livello generale posso rispondere a questa domanda dicendo che se la trappola è un paradosso, la soluzione sarà un altro paradosso, quindi un controparadosso. Per chi non è esperto di terapia breve strategica, forse queste tecniche potranno apparire assurde o potranno apparire particolari, bizzarre, ma per i tanti esperti e conoscitori del modello sanno che il paradosso per noi è la chiave di soluzione di molte problematiche. E se vogliamo, quando la soluzione si adatta al problema, se il problema si fonda su una logica paradossale, la soluzione non può che appartenere a questa tipologia di logica. Pertanto, molto spesso si utilizza un paradosso, di chiedere all'uomo di cercare in questo caso di eiaculare il più velocemente possibile. Già chiedere questo è una comunicazione paradossale. La tecnica che poi di solito offriamo è più articolata, ma una parte importante fonda proprio del fatto di prescrivere il sintomo, prescrivere il fatto di cercare di eiaculare il più velocemente possibile, paradossalmente. Sì, su questo, allora, visto che hai anticipato, diciamo che stiamo creando nel backstage di esperienze strategiche anche dei piccoli contenuti extra che però, insomma, ci stiamo lavorando. Però sicuramente questa non è, diciamo, la sede più adatta per parlare di quelle che sono le nostre, i nostri protocolli di intervento, le nostre soluzioni, perché non sono ricette che possiamo applicare con il fai da te, no? Quindi, e poi perché sono costruite, come abbiamo visto in tante puntate anche che abbiamo fatto con esperienze strategiche, dall'arte di creare attraverso il dialogo strategico, la comunicazione, la relazione, l'esperienza per cui la persona comunque arriva, no? A mettere anche in atto queste tecniche senza avere quell'idea di assurdità che invece a volte può sembrare. Quindi insomma, diciamo che la diretta su Facebook non ci permette di approfondire troppo questo senza togliere qualcosa che invece ha il valore aggiunto del nostro modello, ma ci stiamo pensando, quindi state pronti a quelli che poi saranno dei piccoli contenuti extra. Senti Elena, io però ora sulle domande, e tra l'altro vado a cambiare il banner, che scusate ho lasciato quello di prima, ti volevo fare una domanda perché insomma io da romanticona poi alla fine torno lì, cioè stiamo parlando di sesso ma mi interessa anche parlare di relazione, cioè questa evoluzione della tecnologia, ci dai anche un affondo un po' su come ha cambiato, se ha cambiato anche l'approccio relazionale proprio, o l'approccio alla coppia, alla conoscenza, insomma ci dai anche un po' un overview di questo? Certamente, allora,
Sappiamo che ad oggi la comunicazione avviene quasi tutta via digitale, quindi la comunicazione tecnologica, che talvolta, e poi è quello che caratterizza i tempi moderni, precede la comunicazione reale. Molto spesso c'è una conoscenza che avviene prima virtualmente e poi si trasforma in conoscenza reale. E quello che assistiamo ad oggi è che sono tantissime le forme in cui io posso arrivare a conoscere una persona a livello, all'inizio anche relazionale, non per forza sessuale, quindi con quell'intenzione, ma sono tantissime le modalità, i canali, in primis i più conosciuti, come può essere Facebook, come può essere Instagram, sono proprio canali che, oltre comunque a favorire una connessione tra le persone, favoriscono anche una conoscenza tra le persone, che magari prima non si conoscevano e che attraverso questo mezzo entrano in contatto. Entrano in contatto e molto spesso nasce proprio lì, in questo contesto virtuale, quello che può essere poi una relazione che in alcuni casi si può anche trasformare in una relazione più intima, più affettiva. E poi, quindi, che viene poi c'è il passaggio dal virtuale al reale, questo quando le cose funzionano naturalmente, e quindi da quella che è una conoscenza virtuale a una conoscenza reale. Tutto questo un po' di anni fa era inimmaginabile, non esistevano queste modalità per entrare in relazione. Io mi ricordo che quando ero adolescente aspettavo con frenesia quella che era la telefonata che doveva arrivare in casa del fidanzatino, del corteggiatore che cercava superando ogni timore di scavallare, di superare quello che può essere appunto il chiedere al genitore di parlare con, in questo caso, l'amata. E ad oggi invece i giovani, semplicemente connettendosi, riescono a conoscere persone. E quello che però talvolta può diventare una trappola, e quindi in alcuni casi, è che spesso dal virtuale non si passa al reale. Quindi ci sono casi anche che noi vediamo nella realtà clinica, dove purtroppo dal virtuale poi ci si ferma lì, non si ha quel coraggio di fare quel passo oltre che permetterebbe poi di instaurare una relazione vis-à-vis, e che quindi permette poi di sviluppare tutte le altre, gli altri canali sensoriali che sono poi imprescindibili per la formazione della relazione. E questo è un problema perché tanto spesso i giovani poi si, e non solo i giovani, perché anche gli adulti in questo caso, si nascondono dietro, in alcuni casi, chiaramente, anche identità fittizie, quindi identità che non sono, che non corrispondono alla mia persona, con proprio l'intento di provare a vedere se riesco ad avere quelle capacità che magari nella vita reale non penso di avere, e che poi di fronte alla reale relazione in realtà non riesco ad esprimere, pertanto mi nascondo anche in questo caso dietro la barriera. Che prima abbiamo fatto l'esempio di quello che può essere quello che poi viene chiamato cyber sex, quindi tutto l'aspetto della sessualità collegato alla rete, ma ci può essere anche un aspetto di entrare in relazione intima con l'altra persona, non per forza sessuale, che però viene appunto, come dire, protetta da questa modalità dove sicuramente è molto ridotta l'esposizione personale, non dico azzerata, ma molto ridotta, fino addirittura ad essere celata nei casi in cui addirittura io nascondo la mia identità o la altero per cercare di piacere di più all'altra. E quindi questi sono tutti fenomeni nuovi legati alle nuove tecnologie e alla modalità di entrare in relazione con l'altro. Guarda, facevo un intervento la settimana scorsa sull'educazione digitale e mi è stato portato un esempio che mi ha colpito molto, di una mamma che raccontava che suo figlio di, mi sembra, 16 anni, no? Penso tramite Instagram, cioè lei si era accorta che aveva un po' l'abitudine
di interagire con vari profili femminili per cercare un approccio, e lei cercava di metterlo in guardia sul fatto che questi profili comunque non sei sicuro di chi siano, cioè poi se ti dovessi incontrare, no? Insomma, ve la faccio breve, i suoi amici più intimi avevano creato un profilo che era stato confermato dagli amici come conoscenza, perché per poi dargli un appuntamento. Allora la mamma si era, diciamo, adoperata per farlo incontrare in un luogo sicuro, insomma ovviamente era grande delusione poi di trovare gli amici a schernirlo, però lei diceva nella delusione sono felice che gli sia capitato qualcosa di controllato, no? nel suo essere comunque difficile per lui, perché ha toccato con mano quello che può essere anche il rischio poi di incontrare profili che poi non esistono, e di mettersi quindi alla prova in un qualcosa che però è, insomma, non corrisponde alla realtà. Comunque questo è molto interessante, anche questo aspetto di come si è evoluto l'approccio proprio. Ci sono delle domande carine, quindi non vorrei trattenermi oltre su questo perché secondo me sono interessanti. Allora Massimo dice: a parte il tentativo di controllo di una funzione istintiva, non pensate che il paradosso nasca anche dal tentativo di dire alla mente di non fare qualcosa e sappiamo che il no per l'inconscio non esiste? Certo, certo. Sicuramente abbiamo detto che la proibizione aumenta il desiderio, quindi più mi divieto, più in un certo senso mi porta in modo trasgressivo a rompere il divieto. Però in questo senso io direi che per il controllo che fa perdere il controllo non è proprio il divieto, ovvero il divieto è più quando io cerco di evitare, di proibire, di fare qualcosa, anche in generale, che in un certo senso è censurato. Quindi, chiaramente, questo ci sta per, e mi viene da pensarlo, per tutto l'aspetto della masturbazione collegata in rete. Lì sì, cerco di vietarmi e quindi dico non lo devo fare, non lo devo fare, non lo devo fare, e più cerco di non farlo, più mi viene in modo trasgressivo da continuare a farlo in modo compulsivo. Perché infatti la masturbazione poi collegata all'utilizzo della rete troppo spesso si trasforma in una compulsione irrefrenabile che non riesco a smettere di fare. E pertanto qui c'è il paradosso, molto bene, della proibizione, quindi dovrei cercare di non farlo, dovrei cercare di, oggi, devo cercare almeno oggi di non collegarmi così tante volte verso materiale pornografico con l'intento di masturbarmi, ma più me lo proibisco, più mi viene l'effetto trasgressione che mi viene voglia di farlo. Tanto che per liberarcene dovremmo poi concedercelo, di nuovo utilizzando un altro paradosso. Nel controllo invece che fa perdere il controllo non è un divieto, è un tentativo di trattenere, che è differente. Quindi devo cercare di trattenere un qualcosa che ormai invece sento come irrefrenabile. Trattenere il divieto, so che sembrano, come dire, sinonimi, ma nel funzionamento paradossale hanno le loro sottili differenze. Grazie. Allora, Riccardo dice che saluto, ciao Riccardo, ci segue sempre. La fisiologia, mi ha colpito molto questa domanda, la fisiologia sessuale fino a che punto può essere la naturale conseguenza di una buona capacità relazionale? Allora, io direi che se intendo bene la domanda, perché è abbastanza generale, ma io ti leggo questo, e comunque ci metto quello che leggo io, poi al massimo mi specifica meglio che cosa intendeva. Diciamo che lo studio della fisiologia della sessualità è importantissimo. Perché, per esempio, inizia da lì lo studio con Master e Johnson di quelle che poi in DSM sono state classificate come le disfunzioni sessuali. La fisiologia è importantissima nello studio della sessualità, perché il funzionamento fisiologico e normale di questa funzione è imprescindibile nella naturalità dell'evento stesso. E io trovo sempre più spesso nella pratica clinica, mi capita sempre più spesso, di sentire persone che
hanno dei buchi, proprio dei buchi a livello di conoscenza di quello che è la fisiologia del funzionamento del normale della sessualità. Un altro paradosso, quindi, che viviamo oggi, è proprio questo. Invasi, come abbiamo detto, di immagini sessuali, quasi a volte pornografiche, quindi la sessualità che poi si confonde con la pornografia. Ma rispetto a quella che è, chiamiamola, un'educazione sessuale, intesa proprio come conoscenza del normale funzionamento della sessualità, e qui ci sono delle mancanze. Perché di questo se ne parla sempre di meno, quasi convinti che le persone sappiano già quello che può essere l'ovvio. Ma ricordiamoci che l'ovvio deve essere sempre esplicitato. E pertanto ci sono uomini in questo caso, proprio una persona, ma in un certo punto questa è una domanda che è molto generale, quindi recente, che mi chiede: ma il fatto che io senta alcune volte l'erezione che non è sempre uguale, quindi che in un certo senso non sento essere sempre la stessa, e questo mi capita comunque frequentemente dopo anni e anni in cui ho una relazione con mia moglie che amo, è normale o non è normale dal punto di vista del funzionamento fisiologico alla mia età di adulto? Quindi chiaramente in questo caso talvolta non serve una terapia, non serve uno stratagemma paradossale piuttosto che una prescrizione che può apparire magica per sbloccare il meccanismo, ma serve anche una buona educazione sessuale intesa come proprio funzionamento della normale fisiologia della sessualità, che può in un certo senso ristrutturare quello che troppo spesso viene anche patologizzato dalla persona, quando in realtà non deve essere patologizzato. Quindi in questo caso quando mi chiedono aiuto per una presunta patologia che in realtà non esiste, ma è frutto di una disinformazione. E talvolta proprio i pazienti mi chiedono: ma tutti ne parlano, ma nessuno ti dice le cose come stanno. Allora, mi sembra che in parte questa domanda sia anche interessante al contrario, cioè dal tuo punto di vista la disfunzione sessuale correla con un'incapacità relazionale della persona, possono essere totalmente disgiunti, cioè posso avere io una capacità relazionale ottima e comunque avere questo tipo di disfunzioni? Certamente, questa è un'ottima domanda perché ci permette proprio di differenziare quando per esempio il problema è relazionale, quindi un problema di coppia, che può essere di comunicazione, che può essere un problema in cui è un conflitto della coppia che poi porta come effetto a un problema sessuale, o quando invece la coppia funziona meravigliosamente, quindi i due partner sono innamorati, vogliono stare l'uno con l'altro, si amano, sono felici della relazione che vivono, eppure qualcosa non funziona proprio lì, nella vita intima e sessuale. Quindi questi sono due esempi, nel senso, due situazioni completamente differenti. Nel primo caso, non dobbiamo lavorare sul disturbo sessuale, perché il disturbo sessuale in questo caso è l'effetto di una problematica di coppia relazionale, che magari si basa su una problematica di comunicazione, che altro e non favorisce il funzionamento di quella che è poi l'intimità. Si litiga tutto il giorno e poi mi passa la voglia di. Nell'altro caso invece si va d'amore d'accordo, eppure non funzioniamo. E nel secondo caso invece sì che abbiamo un problema sessuale too court, e di lì infatti interverremo con le nostre
manovre specifiche. Grazie. Allora, intanto saluto Marco Pagliai, che è stato nostro ospite la settimana scorsa, che ci saluta entrambe. Ciao Marco, benvenuto. Allora, Elena dice, intanto chiamo anche le ultime domande, ormai ho imparato la tecnica strategica di invece che aspettare la fine della diretta e vedermele, quindi se avete domande scrivetele ora, altrimenti quando poi chiudiamo è troppo tardi. Elena dice, come trasmettere ai giovani l'importanza del desiderio e dell'attesa in un periodo storico del tutto subito? Era Oscar Wilde, penso, che diceva che l'attesa di un piacere è meglio del piacere stesso? Chiaro, chiaro. Allora, qua, dal mio punto di vista, dovremmo iniziare a rivolgerci in primis ai genitori. Quindi, come dire, il giovane, che è bambino, poi diventa adolescente, poi diventa giovane, vive in un contesto chiaramente sociale, e l'abbiamo descritto, ma anche familiare. Quindi in questo caso la famiglia può far tanto. Può far tanto, per esempio, nel cercare di modificare, se questo è il caso, quei modelli di famiglia che talvolta vengono chiamati iperprotettivi e che si riferiscono proprio al fatto di garantire tutto al proprio figlio, senza nessun tipo di attesa di... appunto, come giustamente dici, di attesa che aumenta il desiderio, di quello spazio, come dicevamo, in cui io ho quel desiderio che mi sento nascere dalla privazione, da un qualcosa che non ho e pertanto fortemente desiderato. Certo che se sono cresciuto in una famiglia dove mi hanno iperprotetto, e l'iperprotezione non è solo il prevenire possibili pericoli, ma anche il garantire tutto. Quindi, dimmi tutto ciò che ti serve, che te lo do. In questo caso, chiaramente, io non aiuto il mio figlio a diventare poi un giovane che può essere un giovane che, di fronte invece non tanto a quello che ha avuto, ma di fronte agli ostacoli che il genitore dovrebbe quasi quotidianamente mettere di fronte al cammino del proprio figlio, per fargli sperimentare quella difficoltà, quello che dicevo all'inizio, quel dolore, quella fatica, chiaramente il tutto in modi ben calibrate, perché non si tratta di esagerare neanche in questo senso, ma di dare di volta in volta quella privazione che mi viene da dire, quella anche che può coincidere anche con la mancanza di protezione, quindi quel fare do un qualcosa di meno e ti pongo un ostacolo in più che ti permette di sentire che le cose te le devi guadagnare e che nella vita ci possono essere delle difficoltà da superare. Questo, se nella società può essere sempre meno presente, perché si può avere le cose con più facilità, come genitori posso sempre cercare di favorire come, diciamo, modello educativo. Allora, ottime domande, grazie, sono state molto, molto interessanti, devo dire. Se non ce ne sono altre, io appunto le chiamo, se ne avete scrivetele ora, altrimenti ti ho già trattenuto, siamo veramente puntuali perché sono le 10 in punto e ti ho trattenuta già abbastanza, visto che so che sei molto, molto impegnata come tutti i nostri professionisti, quindi intanto inizierei a ringraziare le persone che ci hanno seguito. E vedo anche di rimandarvi a qualche appuntamento, quindi prendo il palinsesto. Come vedete, vi ricordo che abbiamo spostato gli appuntamenti a lunedì sera, quindi per dare un po' una coerenza alle serate, lunedì sera alle 21, e avremo lunedì 12, quindi lunedì prossimo, Stefano Bartoli a parlare di leadership strategica, come influenzare se stessi e gli altri per raggiungere gli obiettivi. Poi avremo Elisa Balbi e Andrea Vallarino, quindi è veramente un ottobre interessante dal mio punto di vista. Io non vedo l'ora di seguire tutte le dirette, visto che le seguo sempre in prima persona, ed è veramente un onore. Elena, io ti ringrazio, è stata molto interessante, è volata quest'ora, perché comunque insomma abbiamo affrontato un tema
molto interessante dal mio punto di vista, e che comunque sappiamo anche che quando colpisce chi è colpito da questa tematica è molto importante come aspetto da gestire. Quindi insomma spero che sia stato utile anche per chi ci ha seguito, e saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ti lascio un minutino se vuoi fare anche i tuoi saluti come di rito. Grazie mille a tutti per l'attenzione, e chiaramente se avete qualche curiosità comunque rimango a disposizione per curiosità a cui posso eventualmente rispondere. Esatto, lo ricordo sempre, li trovate tutti i nostri professionisti sul sito del Centro di Terapia Strategica, quindi insomma, visto che ci sono, disturbateli. Io vi auguro buonanotte, buona serata a tutti e alla prossima diretta.